Quando mi dicevano, ma Sinisa com'è come persona? Io dicevo soltanto due cose, che Sinisa è una persona coraggiosa, ma soprattutto una persona d'onore, e questo quanto basta. E poi, quando un personaggio pubblico viene riconosciuto soltanto chiamandolo per nome, vuol dire che ha dato tanto, sia soprattutto nello sport, ma anche e soprattutto nella vita normale. E Sinisa per tutti era Sinisa, non era Mihajlovic. Questo è assolutamente la cosa migliore che possa succedere a un giocatore, ma anche un uomo, perché ha trasmesso i valori. Il ricordo di Sinisa ce l'abbiamo tutti, perché poi è bastato solo vedere come è stata quello che è successo intorno a quella brutta cosa, quel brutto giorno del 16 dicembre. È stato celebrato come un capo di Stato anche da noi, cioè tutta la gente ti voleva bene, tutta la gente anche che magari non lo conosceva direttamente, ha apprezzato l'uomo, ha apprezzato il padre di famiglia, e quello è stato secondo me gratificazione. Purtroppo se ne è andato troppo presto, lo sappiamo, però gli rimane una grande famiglia, una grande moglie, dei grandi figli che porteranno sempre in alto il suo nome. Per noi è stato un compagno di squadra, un fratello. Io sono stato anche 3 anni con lui allenatore, quindi anche compagno di vita, no? Sotto certi aspetti, forse per periodo lì vedeva più me che Arianna. La sua grandezza è stata calcistica, umana, e devo dire anche nelle squadre dove siamo stati ad allenare. Tutti gli hanno voluto bene, era un uomo diretto. Se giocavi male ti diceva che avevi giocato male, se stavi andando bene ti diceva che stavi crescendo e stavi diventando forte. Io credo che la parola lealtà, il leader, l'uomo, lo vedi dai gesti più che dalle parole, no? E quando la risposta della gente è quella che ha avuto Sinisa, poi purtroppo la sua giornata peggiore, però insomma credo che l'uomo ci rimane sempre vicino.